31 gennaio 1969, giorno triste e fatale per una famiglia di Viareggio. Squilla il telefono ed una voce fredda e cinica dice: questa sera Ermanno non rientra a casa, resta a cena con noi. Preparate 15 milioni e non avvertite la polizia, altrimenti non lo rivedrete più. Siete stati avvertiti. Ci risentiremo. Da quel giorno han perduto la pace, non c'è stata più un'ora felice. La notizia del serpe schifoso il veleno più atroce iniettò. Del ragazzo gentile e diletto più notizia di certo ben data. Trovan solo la sua bicicletta e di lui più nulla si sa. Vien cercato in palude in pineta, poi nel lago fin dentro le grotte. Vien cercato di giorno e di notte, vien cercato da tutti ma invan. Poi l'appello del padre alla radio: vi do tutto ma datemi il figlio. È soltanto un ragazzo, un bambino, pien di vita e non deve morire. Ed invano passavano i giorni, aspettando notizie di Ermanno, ma c'è sempre chi cerca nel dramma di sfruttare la situazione. È una gara fra tutti a Viareggio, molta gente perciò sospettata. Due sciagalli son pure arrestati, ma di Ermanno più nulla si sa. Ogni mamma devota è in preghiera, quante lacrime vengono versate. Molta gente si è già interrogata, ma nel buio a tentoni si va. La sua mamma non perde speranza e va in chiesa ogni giorno a pregare. È sicura che il povero Ermanno al più presto ritorno farà. Ermanno, il ragazzo scomparso da 37 giorni, viene trovato morto sotto una coltre di sabbia sulla spiaggia di Marina di Vecchiano, a 200 metri dal mare. E così questa grave notizia pur sgomenta la gente in attesa, che sperava che fosse trovato, ma non morto, così sotterrato. Quel ragazzo uscito di casa per giocare coi piccoli amici, così solo piccino indifeso, e una mano lo uccide perché. Per soldi sporconi vigliacchi, per il vizio o per sporca vendetta, che si uccide e si toglie a una mamma un figliolo innocente così. Or la mamma, la sua cara mamma, più lo chiama ridatemi il figlio, e più grande si fa questo dramma, non ha lacrime più da versare. La giustizia continua la caccia
al vigliacco, al truce assassino, senza cuor che non avrà mai più pace, né un minuto che possa dormir. E Viareggio commossa ora segue il suo ermanno nell'ultimo viaggio, e nei cuori rimane perenne il ricordo di questo bambino. Caro ermanno, qui ognuno il tuo dramma ha vissuto con ansia e dolore. Tu sei il figlio strappato alla mamma, tu sei il figlio strappato a ogni cuor. Non c'è lacrima calda e sincera che ognuno per te ha versato, o che in cielo tu sei insieme agli angeli, prega, prega per